Bentrovati nel mio salotto, anche se vi accolgo con una voce un po' raffreddata che non mi consente di parlare come sempre. È con grande piacere che è tornato a trovarci il professore Aldo Bova, che voi già conoscete, primario emerito di ortopedia dell'Ospedale San Gennaro di Napoli, ma questa sera è come presidente del Forum delle Associazioni Sociosanitarie. Insieme al professore abbiamo il piacere di ospitare il fondatore dell'Associazione Terre di Campania, col quale scopriremo tutto un mondo che riguarda l'acqua, che riguarda il bello. E infatti voglio, prima di cominciare a parlare, che l'operatore inquadri queste due opere d'arte bellissime che rappresentano delle gocce di acqua, poi vedremo perché. E allora io comincerei Aldo Certo. dal nostro ospite, perché parliamo un po' dell'associazione, giusto per conoscerci, e poi dopo parliamo di tutt'altro. Come nasce questa associazione di cui lei è il fondatore? Intanto mi permetta di ringraziarvi perché la vostra attenzione premia quello che è il nostro lavoro. L'Associazione Terre di Campania APS è un'associazione che nasce nel 2012. E nasce da un viaggio fatto in regione Campania. Io ho avuto per scelto, ho compiuto un viaggio lunghissimo all'interno della nostra regione, che è costituita da circa 555 comuni. Io ad oggi ne ho visitati 351. Quindi ho acquisito una conoscenza di questa regione estremamente importante. Mi permetto di dire che ho una visione ampia della nostra regione, perché sia dalle aree interne, quelle che sono le coste, ho avuto la fortuna, ho avuto il piacere, anzi direi anche ho avuto la testardaggine di perseguire questo viaggio di conoscenza, per cui a un certo punto è nata l'esigenza di raccontare tutto questo e il modo migliore mi sembrava quello dell'associazione, vale a dire un'associazione che promuovesse il buono ed il bello della nostra regione. Quindi un grande arricchimento. Sì, sicuramente è un grande arricchimento, anche perché comunque quello a cui miro fondamentalmente è, senza negare gli aspetti negativi della nostra regione o le situazioni che io chiamo di criticità, a me interessa in modo particolare mettere in evidenza quelle che sono le cose belle, ma semplicemente per spingere le persone ad avere un atteggiamento nuovo nei confronti di questo ricchissimo patrimonio artistico, naturalistico, antropologico della nostra regione. Un patrimonio unico che veramente costituisce una ricchezza per tutti quanti noi. Quindi l'obiettivo dell'associazione, attraverso tutta una serie di progetti, è quello di fondamentalmente di raccogliere attenzione sulla nostra regione e su quelle che sono le sue bellezze. E poi ci divertiamo a promuoverlo in tante modalità. E stasera abbiamo qua queste due opere che io dico bellissime d'arte, che definiamo gocce di acqua. Parliamo di questa realtà adesso. Sì, allora tenga conto di questo, un po' per fare la genesi di questo lavoro. Fondamentalmente, questo viaggio fatto in Regione Campania mi ha permesso la realizzazione di una serie di pubblicazioni, perché il materiale raccolto in un viaggio così lungo è veramente tanto. Tenga conto solo che la mia biblioteca immagini è ricca circa di 150.000 fotografie che documentano questa regione. Poi ci sono centinaia di filmati che raccontano di questi luoghi, e da qui sono nate una serie di pubblicazioni che io poi ho raccolto in Quanti libri ha una scritto collana. lei? Allora, guardi, io ho fatto 14 pubblicazioni di carattere fondamentalmente turistico, conoscitivo, fotografico della nostra regione. Gli ultimi tre volumi sono estremamente interessanti perché raccontano, attraverso un progetto che si chiama Campania Bellezza del Creato, raccontano di quelli che sono degli aspetti inediti della nostra regione. Uno degli elementi conduttori di quello che è il mio viaggio, di quello che è stato il mio viaggio, è stata sicuramente l'acqua. L'acqua mi ha accompagnato per tantissimi luoghi. Il patrimonio idrico della nostra regione è un patrimonio idrico unico, veramente straordinario, anche capace di disegnare il territorio, perché in molti luoghi ha proprio disegnato quello Sì, del ho territorio. seguito anche io alcuni video in televisione. Beh.
come ha determinato proprio la conformazione del territorio. E oggi è attualissimo questo argomento del latte. Sì, anzi, oggi sì, oggi è proprio molto molto attuale. Ma vedi, l'acqua è stato in un certo senso anche una strada, perché il seguire dei fiumi ti permette praticamente di conoscere tantissimi luoghi. Pensate un attimo che nel Medioevo le superstrade, quelle che oggi sono le grandi reti autostradali e così, non erano nient'altro che i fiumi, perché i fiumi venivano fondamentalmente, servivano a navigare, a attraversare i territori. Era molto più sicuro navigare per fiumi che andare per terra, quindi per boschi, per prati e così. E determinavano anche gli insediamenti. E determinavano anche gli insediamenti, okay. Perché chiaramente è intorno a quello che è l'acqua che nasce la vita. Fondamentalmente siamo lì, ecco, in questo senso siamo, diciamo, dobbiamo pensare all'acqua come generatrice di vita. Ed in questo senso, ecco, che mi permetto anche di legarmi a quello che è il discorso di far parte della rete del forum delle associazioni socio-sanitarie, perché fondamentalmente parliamo di vita, quindi parliamo proprio praticamente di, ecco, della tutela della vita, e io nel contempo parlo anche di tutela dell'acqua. Ad un certo punto del mio viaggio mi sono reso conto che non bastava più il racconto fotografico, ma avevo la necessità, avevo praticamente il desiderio di aprire questo racconto a quelli che sono praticamente, a quella che è l'arte in modo particolare, ecco. E poi ho aperto questo discorso a moltissimi artisti. Mi hanno seguito all'interno di questo viaggio diversi artisti della nostra regione, ed è nata un'installazione artistica che si chiama proprio Gocce d'acqua. L'installazione è nata con un numero abbastanza ristretto di opere, parlavamo di 180 opere. Poi nel corso degli anni siamo arrivati a 1208 opere, questo è il dato del 2022, perché abbiamo pensato che questo potesse essere un progetto didattico per gli istituti artistici. Chiedo scusa che la interrompo, lei parlava di artisti, quindi di persone, ma avete coinvolto anche le scuole, perché prima abbiamo detto che queste erano opere di studenti. Sì, l'attenzione è stata rivolta fondamentalmente poi ai ragazzi, perché con gli studenti degli istituti d'arte abbiamo cominciato una riflessione sul tema dell'acqua, perché vede, in questo caso le opere d'arte non sono solamente una decorazione, ma diventano proprio un vero e proprio modo con cui i ragazzi hanno espresso la loro attenzione nei confronti dell'acqua e nei confronti del territorio, dell'ambiente nella maniera più generale. Quindi in questo senso le opere assumono quasi il compito di un messaggio propositivo di tutela e di attenzione nei confronti dell'acqua, questo bene primario straordinario. Quando parliamo di acqua devo coinvolgere per forza il nostro professore. Tu sei cattolico come me, parliamo di acqua, di creato, di bellezza. Sì. San Francesco, prima a telecamere spente, dopo citeremo Laudato Si, perché c'era anche un collegamento. Il tuo parere, la tua opinione su questa cosa? Ma guarda, io sto qua con estremo piacere stasera, proprio perché... Io ti ringrazio di avermi fatto conoscere sono lui. Sono onorato sempre del tuo invito a parlare, a chiacchierare con te su argomenti che riguardano la socialità, le istituzioni, la formazione e l'impegno nel sociale. Io sto con molto piacere qua, proprio come presidente nazionale del forum delle associazioni sociosanitarie, perché proprio che è stato invitato il mio amico Giuseppe Ottaviano, che naturalmente portava avanti i discorsi di cui diceva, e ho il piacere di dire che lui con la sua associazione fa parte della rete, come si è stato accennato, del forum, rete territoriale del forum. Che mi dà un grande gioia che nelle finalità del forum c'è la promozione e la tutela della vita e la promozione della tutela del creato. E tanto che queste cose sono di una importanza enorme, perché se noi non tuteliamo la vita, se non conosciamo
il valore della vita e della vita nascente, se noi non conosciamo il valore del creato e quindi nel creato dell'acqua, che perlomeno parliamo di creato, parliamo di tutto il creato, ma in particolare parlando della terra e del creato che ci sta vicino, l'acqua è una cosa di una importanza enorme e che naturalmente è collegata alla persona, all'animale in generale, al creato, perché noi dobbiamo considerare che quasi il 95%, pure non conosco bene la percentuale, 95-96% del nostro organismo è acqua, che noi nasciamo nell'acqua naturalmente, nello sviluppo intrauterino, che l'acqua è quella che ci fa vivere, ci disseta, e l'acqua è un'espressione notevole del creato, che bisogna mantenere puro, perché se il creato non è puro, naturalmente c'è una intossicazione, c'è una, diciamo, distruzione proprio dell'ambiente in cui viviamo. Quindi, dato che noi riteniamo come forum che un fatto importante è l'educazione, e l'educazione dei ragazzi, perché è far conoscere ai ragazzi il valore della vita, il valore della luce, l'opera che questa associazione, grazie alla guida di Giuseppe Ottaviano, svolge, è una cosa importante, e noi forum ci teniamo a valorizzarla e a farla nostra, per poter far sì che, e a diffondere le sue idee e l'opera, perché collaboriamo a che i ragazzi la conoscano e si formino ad amare il creato e a lavorare per il creato. Fermo qua, perché è bene che parli lui di queste cose. Prima di ritornare a parlare delle nostre gocce, lei, qua vedo qua tanti libri, addirittura lei spazia a 360 gradi, si è occupata anche di, ha scritto libri su Nuva. Allora sì, perché è stata un po' una sfida. Quando ho cominciato la mia prima pubblicazione ho ragionato sulla bellezza a 360 gradi della nostra regione e quindi ho parlato fondamentalmente di tanti aspetti della nostra regione, sia per quelli che, per quanto riguarda il cammino di fede, per esempio, racconto di tutto quello che è l'espressione, il racconto del mio viaggio attraverso le chiese, i santuari, i monasteri della nostra regione, ma anche poi quello della costa, anche quello dei prodotti tipici e così via. Due aspetti poi invece mi sono particolarmente piaciuti. Uno, come dicevo prima, è il tema dell'acqua, a cui ho dedicato fondamentalmente proprio un libro, vivendo le esperienze dell'acqua, perché io fondamentalmente descrivo attraverso la fotografia ciò che ho visitato, i luoghi in cui sono stato. Vedi, io ho un concetto molto particolare del territorio. Il territorio non entra dalla testa, entra dai piedi. Questo legame dei piedi con la terra ti permette di avere un'unione così forte con il suolo, con il territorio che calpesti, per cui ti rendi conto che tutto quello che è le emozioni, le informazioni, tutto ciò che il territorio ti può donare parte fondamentalmente dai piedi e non dalla testa. Quindi essere sui luoghi, esserci con i piedi è fondamentale. In questo viaggio chiaramente l'acqua è costituita un elemento fortemente. Posso interrompere un attimo? Prego. Nella mia qualità di ortopedico e di conoscitore dell'anatomia, dico solo questo, che è documentato che i piedi hanno una ricchezza di sensibilità enorme, a differenza delle mani. Le mani hanno dei movimenti ricchissimi, i piedi meno movimenti, ma una ricchezza di sensibilità enorme che ci collega, come dice Giuseppe, al creato proprio della sensibilità e degli stimoli che vengono dai piedi. Del resto l'acupuntura, l'omeopatia si basa su meridiani paralleli, certo, che attraversano. Certo. E poi ripeto, qualcuno mi ha detto, poi un po' sfidandomi, mi ha detto: "Mo ti sei dedicato all'acqua, facciamo una cosa, dedicati un po' al vino." Ah. E quindi è venuto fuori. Vediamo questo quadro che si chiama. Se lei non gira un po' così la terra si inquadra. Questo volume che si chiama Terre di Vite ed è un volume fondamentalmente dedicato non tanto al vino, ma dedicato ai paesaggi vitivinicoli della nostra regione. Quindi io non ho fatto altro che seguire le fasi fenologiche della vite durante tutto un anno, e quindi praticamente viaggiare in tutta la regione Campania alla scoperta dei vigneti, alla scoperta di quei filari che a me piace tanto assimilare a quelli che sono le righe di un quaderno,
su cui ogni vigneroolo poi scrive quello che è il proprio rapporto con il proprio vino, con la propria vite. E in questo caso è stato un viaggio straordinario che mi ha portato per tante diverse areali del nostro territorio, dove ci sono delle descrizioni. Qua abbiamo un altro libro. E qua posso interrompere un attimo? Tu devi interrompere. Ho appreso, seguendo i suoi incontri, e fece una bella serata sul vino e sulla vigna, un suo ospite ci disse, un agronomo, uno studioso, che la vigna più antica d'Italia è stata a Fragola, dove sta ora la ferrovia, la stazione ferroviaria, e lì è stato documentato che c'era la vigna di circa 15.000 anni addietro. L'ho ascoltato da te ed è una cosa interessantissima, che la vigna più antica d'Italia stava da Fragola, in particolare nel territorio. Questo libro è il primo di questa collana, praticamente, perché la collana è costituita da tre volumi. Il primo riguarda fondamentalmente che sono vari aspetti della nostra regione. Parte sicuramente dalla costa, quindi il mare, la costa, poi l'acqua di terra, poi il paesaggio naturale, poi quello che è stata l'opera dell'uomo, perché mi è piaciuto andare a raccontare attraverso la fotografia quella che è l'opera dell'uomo che si integra perfettamente col territorio, perché non è bene che sia stato tutto cemento armato. Ci sono stati momenti della storia dell'uomo in cui praticamente le costruzioni si integravano perfettamente nel territorio e nel rispetto del territorio crescevano borghi e città. I borghi della nostra regione sono dei borghi bellissimi. Io ho cercato di raccontarli attraverso una serie di fotografie, anche perché li considero i serbatoi della memoria storica di quello che è il racconto di tutta la nostra regione. E poi praticamente altre parti di questo libro sono sicuramente quello che i prodotti tipici della nostra regione. Quindi anche gastronomia. Sì, vedete, anche in questo senso qua, però la gastronomia in modo particolare non mi sono soffermato sulla ricetta, ma sul prodotto. Sul prodotto, perché mettere in evidenza che la nostra regione è ricca di tanti prodotti agricoli territoriali, di eccellenze, di DOC, DOCC, è stato uno straordinario. Alla fine poi ho raccontato invece un argomento interessantissimo, quello che è l'aspetto della fede, e in questo caso mi sono rifatto due santi in modo particolare. Uno è San Francesco d'Assisi, perché San Francesco d'Assisi, che attraversa la nostra regione per andare in Terra Santa, compie in questa terra ben tre miracoli: Sessalunga, Capo e Monte Marano. I tre principali miracoli di San Francesco, o i primi tre miracoli, avvengono. E che miracoli erano? Che tipo di miracoli? Allora, salva due bambini, uno a Sessalunga, praticamente, dove un bimbo finisce nel fiume e praticamente morto lui lo riporta in vita. Poi, attualissimo questo argomento, poi praticamente un bimbo che viene praticamente muore per la caduta di un muro, questo a Capo, e poi infine ritorna, quando lui ritorna dalla Terra Santa, si ferma a Monte Marano e ridà vita ad una donna, madre di molti figli, perché improvvisamente è venuto a mancare, aveva lasciato tutta la sua famiglia, i suoi figli molto piccoli e così via, e Francesco anche in questo caso la riporta in vita. Ma l'altro santo che è particolarmente interessante, che mi ha particolarmente, ed entrambi, anche questo qui è un santo viaggiatore, è Guglielmo da Vercelli, perché Guglielmo da Vercelli, anche lui, e stiamo sempre parlando degli anni 1200, 1160, 1200, anche lui intenzionato ad andare in Terra Santa, ma lui non ci riesce, a differenza di Francesco d'Assisi, si sofferma molto in Irpinia e lì fonda praticamente il santuario di Montevergine, poi l'abbazia del Goleto, E l'abbazia del Goleto è un argomento estremamente interessante, perché siamo intorno all'anno 1160 ed è un'abbazia che viene
governata dalle donne. Siamo nel 1160, le donne, la prima badessa, la badessa Febronia, che praticamente gestisce un luogo che in genere era gestito da uomini. E non solo si occupa dell'abbazia, ma si occupa anche di tutto quello che è il territorio. E il territorio intorno all'abbazia progredisce, così come una mamma cura in modo la sua famiglia, i suoi piccoli, li fa crescere in modo migliore, lei si occupa del territorio. Io mi sto arricchendo alla fonte del suo sapere. Veramente interessanti le cose che ha detto oggi, però purtroppo il tempo è tiranno. Tra questi libri abbiamo, per tornare alle nostre gocce, anzi, prima di arrivare al libro, perché lei mi ha detto, prima mi ha spiegato, che in particolare questa goccia rappresenta, parliamo di vigne. Allora, questa qui rappresenta proprio due calici praticamente, e al centro praticamente Vesuvio. È la lava del Vesuvio, è una goccia dedicata al vino dei territori vulcanici. L'altra invece è più astratta, il paesaggio. Anche qui ha una doppia facciata, anche qui c'è l'idea praticamente del posto, e in modo particolare questo qui racconta del Lacrima Christi, praticamente questo particolare vino del Vesuvio, e qui c'è la rappresentazione del diavolo, praticamente viene un po' raccontato così come la nascita di questo vitigno particolarissimo. Bellissimo, e qui abbiamo il libro anche in proposito. Il libro sulle gocce, facciamolo vedere, allora, era giù. Il libro sulle gocce è il libro che ha a che fare col tema dell'acqua, in modo particolare, tema d'acqua, che racconta del territorio, del nostro territorio, però da un punto di vista del suo patrimonio. Dove si possono trovare questi libri? Allora, questi libri si possono solo acquistare su internet, praticamente c'è un sito www.campagnabellezzadelcreato.it dove è possibile acquistare. Bene, Questo, che praticamente noi nel prossimo mese, il 22 marzo... L'avrei fatta questa domanda. Sì. C'è questo evento? Sì, c'è un evento particolarissimo, noi presso il santuario della Madonna dell'Arco, dove conduciamo quelle che sono le nostre attività in accordo con la comunità dei Domenicani e il priore padre Giampaolo Pagano, realizzeremo una serie di eventi dedicati proprio alla celebrazione dell'acqua. Saranno in mostra gran parte delle gocce, circa un migliaio di pezzi, parteciperanno circa 600-700 ragazzi degli istituti d'arte, verranno a vedere i loro lavori, perché guardi, è anche importante questo, mostrare ciò che loro hanno prodotto praticamente, e verranno tutti quanti insieme a fare festa intorno all'acqua. Ma c'è anche il 23 un evento, mi pare? No, c'è qualche giorno prima praticamente, perché il 22 c'è la giornata proprio dell'acqua. Però avremo altri due eventi che riguarderanno un concerto, due concerti, uno il 16 e uno il 18. Il 18 in modo particolare ci sarà il collettivo artistico vesuviano, che ha realizzato un recital sul tema dell'acqua. E l'altro invece è un concerto realizzato da ben 100 ragazzi di un liceo musicale, il liceo Munari di Acerra, che si esibirà proprio per celebrare l'acqua attraverso una serie di brani. L'anteprima di tutta questa sarà realizzata il 12 marzo presso il campus di Napoli ad Agerola, dove l'amministrazione comunale e l'attuale praticamente... diciamo coordinatore delle attività presso il campus, ci hanno messo a disposizione la loro struttura per poter realizzare un evento di presentazione, per cui invitiamo la stampa, invitiamo anche voi, sarà un piacere intrattenersi sul tema dell'acqua e vedere anche una selezione di gocce che sarà lì esposta. Noi la ringraziamo per questo suo intervento. Grazie a voi per questo spazio. Ringrazio Aldo che ci ha messo in contatto, e magari ci incontreremo poi a questi eventi a cui lei gentilmente ci ha invitato. Grazie ancora, grazie a tutti, grazie, buona serata.